È arrivata ad Agrigento per incontrare rappresentanti delle istituzioni locali, la Consulta della Salute, le delegazioni degli ordini professionali, nonché i comitati consultivi aziendali. L'assessore regionale alla sanità, Massimo Russo, ha così presentato le future strategie della regione in tema di sanità, per conoscere anche le esigenze provenienti dal territorio. Russo ha assicurato non ci saranno tagli, nonostante ciò rimane però il problema del presidio ospedaliero di Ribera, che verrà riconvertito diventando un centro di riabilitazione. Non avrà però più il pronto soccorso, novità che viene respinta dagli abitanti dell'Interland. Non ci sarà la chiusura, ma la trasformazione di un ospedale che prima faceva gli acuti, farà la lungodegenza e la riabilitazione, di cui la regione siciliana è assai carente, e quindi integreremo l'offerta, perché non esiste più il singolo ospedale, esiste il distretto ospedaliero Sciacca Ribera, e bisogna leggere unitariamente le prestazioni all'interno del medesimo distretto. Russo assicura un miglioramento della rete di ambulanze per trasferire i malati dalla zona di Ribera agli altri ospedali. Rimane però la situazione critica delle strade dell'Agrigentino. Conosco benissimo le vostre strade, pensiamo di non essere gli unici che hanno delle determinate realtà territoriali. Le colline, i monti, le distanze appartengono a tutto il territorio nazionale, anzi in talune zone l'orografia è anche peggiore della nostra. E se l'assessore regionale alla salute annuncia nuove assunzioni nelle ASP, rimane sempre il problema dei tanti contrattisti dell'azienda sanitaria provinciale non inseriti nella pianta organica. Non so qual è il caso di specie, ma coloro che lavoravano col contratto a tempo determinato avranno la possibilità di fare un concorso, ovviamente avranno un titolo preferenziale facendo valere l'esperienza pregressa svolta nel posto per il quale c'è il concorso. Il direttore generale dell'ASP, Salvatore Olivieri, si dice comunque soddisfatto dell'esito della giornata e del piano pronosticato dall'assessore Russo. Abbiamo avuto per l'attrezzatura di alta tecnologia 14 milioni, il che ci consente di fare un salto notevole di qualità. Poi abbiamo un programma nostro, un piano di sviluppo aziendale che ci consente ulteriormente di migliorare la situazione.